titolo di questo libro, che è il libro del quale vi parlo, pubblicato nel 2011 dall'editore Einaudi. È ovvio che un titolo di questo genere mima il titolo celeberrimo di Freud, Il disagio della civiltà, con una variazione concettuale molto importante, che almeno a prima vista, in prima battuta, è questa. Il disagio, che in tedesco è das Unbehagen, cioè la mancanza di confortevolezza e di domesticità, e quindi lo spaesamento. Ecco, il disagio della civiltà, secondo Freud, è funzionare alla civiltà. Cioè, l'uomo deve sentirsi a disagio per stare in civiltà. E se si sentisse a proprio agio, si limiterebbe a soddisfare immediatamente i propri impulsi primari, che sarà anche piacevole, ma non produce alcun avanzamento della civiltà. Il disagio, secondo la mentalità freudiana, è segno che le pulsioni primarie non sono assecondate, sono inibite e sono ridirette, e quindi invece che il principio di piacere vige il principio di prestazione, invece che la soddisfazione vige il superio, e dunque l'io si struttura modificando le spinte dell'es e edificando il superio. Dunque il disagio è positivo e progressivo. Il disagio della civiltà in Freud. Il disagio della democrazia, invece, di per sé non è progressivo, non è nemmeno positivo. Il disagio della democrazia, anzi, è un paradosso, e consiste in questo, cioè che dopo alcuni tentativi, diciamo così, andati a vuoto, essenzialmente il comunismo e il fascismo, ci siamo tutti convinti che quella che chiamiamo democrazia, adesso bisogna poi vedere che cos'è, ma quella che chiamiamo democrazia è la via maestra, e sostanzialmente, per quanto riguarda l'Occidente, almeno l'unica forma di organizzazione politica che venga ritenuta legittima. Cioè, nessuno oggi è fascista, nessuno è comunista, nel senso di dire azzeriamo le forme politiche, i valori politici, le istituzioni politiche di questa che chiamiamo democrazia e li sostituiamo integralmente e pienamente con altri set di valori, altre istituzioni. Diamo altre finalità alla politica. Questo fino al 1945 in un caso, fino al 1989 nell'altro, invece era possibile, cioè esistevano autentiche alternative alla democrazia, che erano state pensate, perché il disagio della democrazia è una lunga storia. Oggi, anzi, abbiamo visto che la democrazia si estende a ondate nel mondo. Appunto, prima ondata 1945, mettiamo seconda ondata 1960, cioè il gigantesco fenomeno della decolonizzazione, che naturalmente ha fatto nascere quasi ovunque dittature, ma che in linea teorica era un rilascio di forme di dominio autoritario in favore di forme di dominio vagamente popolare. Terza ondata, che ha coinvolto praticamente tutto il pianeta, quella dell'89 e del 91. Bene, a questo punto il disagio sta nel fatto che la democrazia, da una parte, è l'unica forma politica ritenuta legittima, che ha apportato effettivamente alcuni benefici a coloro i quali ne erano privi, forma politica per la quale coloro i quali ne sono ancora privi sbattono. Dove non c'è, chi non ce l'ha, la vuole. No. E chi ce l'ha invece sperimenta questo disagio, che o la democrazia non c'è,
o la democrazia è triste, grigia e altamente insoddisfacente. Ma sono due alternative. Se questa democrazia allora non funziona, oppure questa non è ancora democrazia. Non c'è nessuna forma di pensiero politico oggi che si riconosca nell'esistente, da una parte. Dall'altra non c'è nessuna forma di pensiero politico. Sono poche le forme di pensiero politico che reputano che si possa andare al di là dell'impianto categoriale della democrazia. Ve ne sono alcune, ma sono, come dire, sfumate, confuse. La loro pars destruens è forte, la loro pars construens è praticamente inesistente. Il disagio è l'idea di essere finiti in un vicolo cieco. Se questa è la democrazia, sarà anche meglio della dittatura, però ne assomiglia tanto. Oppure questa non è democrazia e per avere democrazia bisogna fare sforzi terrificanti che nessuno si sente di fare. Oppure questa non è vera democrazia, so io qual è la vera democrazia, basta cambiare la rivoluzione, cambiare il soggetto, fare la rivoluzione, abolire il capitalismo, cambiare la testa delle persone. E come dire, non si fa. Disagio è questo, non è solo critica della democrazia. Critica della democrazia la si poteva fare quando si avevano modelli alternativi. E invece i modelli alternativi ce li siamo mangiati lungo la strada, con qualche costo umano. Il modello alternativo di Ancien Régime, i primi critici della democrazia furono i controrivoluzionari francesi cattolici che videro subito che la rivoluzione francese, benché non democratica nelle forme immediate, cioè erano dei liberal borghesi quelli che la facevano, apriva la strada alla democrazia. La criticarono duramente e furono sconfitti perché il mondo andava avanti. Critica alla democrazia è tutto il pensiero marxista, si fonda sull'idea che la democrazia, quella che c'è, cioè quella borghese, è una forma di dominio di classe, altro che democrazia. Critica la democrazia e il fascismo, in modo aperto, conclamato, sottolineato, no? Il fascismo si pone contro addirittura gli immortali principi del 1789, figuriamoci. Prego. L'Ancien Régime non c'è, il fascismo non c'è, il comunismo non c'è, abbiamo la democrazia, sì, quelli che non ce l'hanno la vogliono, sì, è vero, basta pensare alle rivoluzioni del Nord Africa, o chiunque stia lottando per i diritti sta facendo una lotta per la democrazia, e noi che l'abbiamo inventata nella testa, realizzata nella pratica, con un po' di fatica, siamo, come dire, molto delusi. E ci stiamo dentro molto malincuore e non abbiamo via d'uscita. Disagio è questo. Non siamo a casa nostra nella democrazia, disagio, da superare. Siamo spaesati, non la sentiamo come casa nostra, tant'è vero che, tanto per parlare di noi altri, metà degli italiani non va a votare, un quinto di quelli che votano per movimenti antisistema, eccetera. È un problema reale il disagio della democrazia. Non stiamo dicendo che la democrazia è una brutta cosa, stiamo dicendo che la democrazia ha un problema molto grosso, che chi non ce l'ha la vuole e chi ce l'ha, non dico se ne pente, ma si sente poco soddisfatto. E allora si pone il problema perché ciò è successo. E perché ciò è successo lo si può capire soltanto capendo che cosa vuol dire democrazia, perché non ve l'ho ancora detto, perché è difficilissimo. Ecco. Dove nasce la parola in Grecia era abbastanza facile da capire, ma appunto era 2500 anni fa, un altro universo.
voleva dire il governo del popolo. E il punto è che il popolo era una parte. Il popolo, nel pensiero politico, nella pratica politica greca, ma anche romana, il popolo è una parte, contrapposta a un'altra parte, che sono gli aristocratici. A Roma non si dice senatus populuscus. I senati sono gli aristocratici. E i popoli sono i non aristocratici. I poveri, come diceva sbrigativamente Aristotele. La democrazia è il governo dei poveri. Quando va male, quando va bene, è un bel governo di ceto medio. Ma quando, nella sua forma essenziale, sono i poveri, cioè i non ricchi, i non nobili, quelli soprattutto che non hanno mai avuto il tempo e i soldi per procurarsi la costosissima educazione del mondo antico, costosissima, durava decenni, e che non hanno mai avuto bisogno di lavorare. Secondo la ideologia antica, se uno lavora, intanto è povero ed è legato alla dimensione della necessità. Come si dice, deve mettere insieme il pranzo con la cena, la necessità. E la necessità è una brutta parola. Se lavora è povero, e se è povero lavora. A parte che non sia uno schiavo, in quel caso non c'è gara. Ma se è un libero ma lavora, è una persona dimezzata rispetto a un libero che può non lavorare. È dimezzata perché tutto il suo tempo, gran parte del suo tempo, viene speso da lui per operare azioni che hanno a che fare con la vita fisica, biologica. Deve mantenersi in vita, il che è volgare, il che gli impedisce di uscire da se stesso, gli impedisce di pensare alla città. Alla città pensano i ricchi, che nel momento in cui nascono sono sottratti alla necessità, alla fatica, al lavoro, sono educati con l'educazione liberale, da uomini liberi, e non si sporcano le mani. E così hanno la capacità di pensare non a se stessi, visto che ci sono altri che pensano a loro stessi, ma la capacità di pensare all'intera città, al passato, al futuro, cioè di avere uno sguardo di ampio respiro. Questa ideologia non è vero, ma è il discorso politico classico, che naturalmente passa attraverso opere storiografiche, filosofiche, letterarie, scritte da questi qui, evidentemente. Ma voi, il governo dei poveri e il governo del popolo è la stessa cosa. Il governo dei poveri e il governo del popolo è una gran brutta cosa. È un governo di parte, di una parte che non può essere altro che parte, di una parte faziosa e rancorosa, di una parte che adopera le istituzioni della città per perseguitare i ricchi. Il primo testo in greco attico, di prosa, è la Athenaion Politeia, testo pseudo-senofonteo, pseudo-tucidideo, non lo sappiamo. È una forsennata, intelligentissima critica della democrazia scritta da un aristocratico, il quale dice: bella roba la democrazia. È in dialogo, in realtà, sono due aristocratici, probabilmente sono in esilio perché sono stati mandati via dalla città, e probabilmente sono fra i 30 tiranni che stanno per rientrare in città. E bella roba la democrazia. E l'altro dice: ma sì, ma del resto che cosa ti vuoi aspettare? La democrazia è il governo perfetto per gli imperfetti, è l'unica forma di governo che i mannati, che cioè coloro che non sono nati bene, non nobili, non aristocratici, anche i mannati che governo vuoi che mettano in piedi? Mettono in piedi un governo che per loro è ottimo. Per noi è pessimo, per la volta è un governo di parte, un governo di guerra civile contro di noi. Questa è la democrazia per i greci. Solo Aristotele
appunto dice sì, questa è la democrazia, ma la democrazia ha due varianti. Una è la democrazia in senso proprio, che lui chiama anche oclocrazia, che vuol dire oclos, in greco è la stessa parola del latino vulgus, proprio il governo della plebe. Poi ce n'è un'altra invece, un'altra ipotesi, che lui chiama senz'altro politeia, cioè la forma politica, che è una democrazia del ceto medio, lontano dagli estremi. La democrazia per i greci è un governo in sé estremistico. È una parte violenta, controllata. Di solito è inserita in logiche di anachiclosis, di ciclicità delle forme politiche, per cui è la forma ultima, è toccare il fondo di tutte le degenerazioni, è la democrazia, dalla quale con ogni probabilità emergerà un tiranno. Allora, c'è una sola eccezione, che è l'Epitaphios Logos di Pericle, nel secondo libro della storia della guerra del Peloponneso di Tucidide, è riportato questo discorso funebre, che era proprio una forma politica, intellettuale, letteraria di Epitaphios Logos, il discorso della città ai propri morti, la città celebra i propri morti, in guerra naturalmente. E allora il primo anno della guerra del Peloponneso, nel 429, c'è questo Epitaphios Logos di Pericle, che viene riportato proprio fra virgolette da Tucidide. Ora, capire poi se Tucidide ha fatto da magnetofono, e quelle sono parole di Pericle, se quelli sono concetti di Pericle rimessi in bella da Tucidide, non lo sapremo mai naturalmente. Tucidide non poteva essere presente, per cui avrebbe dovuto esserci una tradizione scritta di questa roba. Comunque sì, è molto probabile che quel discorso rispecchi le idee di Pericle. Ed è l'unica, peraltro celeberrima proprio per questo, l'unica attestazione di grande stima e fiducia nella democrazia da parte della cultura antica. Ed è testo di pura propaganda politica, naturalmente, cioè non va preso sul serio, come non va preso sul serio l'altra parte della propaganda, quella che dice solo noi nobili sappiamo governare, è propaganda. Ma è curioso che questa propaganda si articoli sostanzialmente così. Sì, è vero, noi ateniesi democratici, sì è vero, noi ateniesi siamo democratici. Atene è una democrazia, ovvero è governata da persone che lavorano, che svolgono la propria attività. Cosa che non impedisce loro di apprezzare l'eccellenza e di perseguire il bene comune. E erano gli aristocratici che dicevano: se lavori, sei schiacciato nella necessità e nella miseria, non capirai mai il bello e il bene, che come sapete stavano insieme. Non ci arrivi, e se li vedi sei invidioso e li vuoi distruggere, perché tu sai che non ci arriverai mai. Invece Pericle prende sul serio questa critica e dice: noi lavoriamo, è vero. Pericle era di famiglia nobiliare ricchissima, ma questo è un meccanismo tipico, cioè il grande nobile che fa il tradimento di classe e si mette con il popolo contro i suoi pari, questo è un meccanismo assolutamente ciclico nella storia della politica. Noi è vero, lavoriamo, Atene è vero, è una democrazia, è governata da esseri umani che lavorano e tuttavia, anche se lavorano, sono capaci di fare politica. Anzi, proprio il fatto che lavorano, nonostante lavorino, proprio il fatto che lavorano fa di questa forma politica che noi chiamiamo democrazia la più bella di tutte. Atene è scuola dell'Ellade, la famosa espressione, scuola dell'Ellade. Perché? Ma perché, questo è il nucleo del pensiero democratico, è buona quella forma politica grazie alla quale vive non soltanto il tutto, ma insieme al tutto anche ciascuna parte del tutto. La tesi aristocratica è: la politica consiste nel far vivere il tutto, cioè nel procurare gloria alla città e naturalmente ai governanti della città, che sono gli aristocratici.
la tesi democratica di Pericle, certamente la politica serve a procurare gloria alla città, ma anche al tempo stesso, senza, le due cose sono compossibili, ma anche a consentire a ciascuno, a ciascun cittadino, di, noi con parola moderna diciamo fiorire, cioè di manifestare al meglio, esprimere al meglio i propri talenti e le proprie doti, anche attraverso il lavoro. In realtà la posizione di Pericle è quella di un umanesimo a più dimensioni, per cui lui dice, noi è vero che lavoriamo, sì, però al tempo stesso sappiamo anche governare la città, che è una cosa diversa. Al tempo stesso viviamo in mezzo a bellissime feste, la città dà un mucchio di feste, la festa politica è una forma di autocelebrazione della città che sottrae la città all'elemento della contingenza e la dedica alla divinità. Una festa politica, la più famosa di tutte, le Panatenaiche, quelle effigiate nel fregio fidiaco del Partenone, quella è la festa. La città che si mobilita tutta intera e si consacra tutta intera alla divinità che la protegge, la città che diventa divinità a se stessa. Questo era una forma di partecipazione politica. Dunque noi lavoriamo, noi facciamo politica, noi facciamo feste, noi non siamo come gli spartani che sono monomaniaci e che si pensano a una cosa sola, alla guerra. Hanno come educazione soltanto l'educazione militare. Ciò non di meno, finora siamo imbattuti, cioè non è che siamo delle femminucce e perdiamo le battaglie, le vinciamo tutte. Siamo multifori. La democrazia è questa complessità e multiformità della politica. Il tutto vive, la città nel suo complesso vive, prospera ed è vittoriosa, e dentro ciascun membro della parte, che però è una parte molto estesa, ciascun membro della parte è esso stesso vitale, espressivo e non monomaniaco, per cui non è soltanto schiacciato sul bisogno, sulla necessità del lavoro, e non è nemmeno tutto schiacciato solo sull'addestramento militare, sui valori militari. Società complessa, individui complessi, politica complessa, all'insegna della grandezza, gloria, nobiltà, vittoria, potenza della città e all'insegna della multiformità della società. Propaganda purissima. Basta leggere in contemporanea Aristofane, il quale fa vedere che invece, Aristofane è un fanatico di destra, però fa vedere l'uso terroristico persecutorio delle istituzioni da parte dei democratici contro gli aristocratici, soprattutto delle istituzioni giudiziarie. La democrazia è democrazia della persecuzione, consiste nell'elevare una denuncia contro un aristocratico nel portargli via i beni con la testimonianza di dozzine di poveri plebei che vivono di testimonianze. Questo secondo Aristofane. La città antica, e questa è la differenza rispetto a noi, la città antica è scissa, è fatta di parti, in conflitto fra di loro. Democrazia è una parte, è il governo di una di esse. Solo in Pericle la democrazia si presenta, certo, come una parte, perché quelli che lavorano sono una parte, ma una parte che è capace di non essere persecutoria e faziosa, è capace di produrre la fioritura. L'ideale greco non è la democrazia, l'ideale greco. La domanda, ma qual è l'idea politica greca, qual è il concetto intorno al quale il pensiero politico greco trova una sintesi condivisa, è quello di isonomia. Isonomia vuol dire l'uguaglianza davanti alla legge e serve proprio a tentare di combattere
la intrinseca faziosità del pensiero e della pratica politica greca. Cioè, isonomia è la tesi secondo la quale sarebbe una gran bella cosa che le leggi non fossero operate in modo persecutorio dai democratici contro gli aristocratici e dagli aristocratici contro i democratici. Perché è normale che vengano adoperate in modo persecutorio. Perché è normale? Perché l'idea che la città sia un'unità indifferenziata, in modo antico, non ce l'ha. E perché mai dovrebbe averla quando non è vero? Non è vero. Il pensiero politico antico pensa la realtà così come essa è. E allora come se la trova davanti? Si trova davanti l'evidenza che ci sono le grandi famiglie aristocratiche, le grandi famiglie senatorie che hanno la proprietà terriera. Semmai si trova davanti l'evidenza che ci sono ceti borghesi ricchissimi attraverso la mercatura. Si trova davanti l'evidenza che ci sono strati larghissimi di piccoli artigiani o di salariati che sono poveri e ignoranti. E si trova davanti all'evidenza che ci sono moltitudini di schiavi che non fanno problema. Si trova davanti all'evidenza che metà della gente sono donne che non fanno problema. E si pongono non il problema di cambiare l'esistente, ma di ragionare su qual è la miglior forma di pensiero, di organizzazione politica. Il pensiero politico antico è la ricerca di quello che si chiama l'ottimo stato. Ecco. Ma tutto centrato su idee etiche, morali. È ottimo quello Stato nel quale tutti i cittadini amano la patria. Bene. È ottimo quello Stato nel quale le virtù militari sono prevalenti. Bene. Oppure è ottimo quello Stato governato da un principe che noi chiameremo assoluto, ma benevolo come un padre. Bene. Ma l'idea di dire ci sono ceti differenziati sotto il profilo economico e lì sta il problema, perché tutti gli uomini sono uguali, ma questa è un'idea che non poteva nascere nella mente di un antico, perché è un'idea rivoluzionaria che serve a qualcuno. Finché non c'è qualcuno a cui quell'idea lì serve, quell'idea lì non nasce, oppure se nasce viene lasciata cadere come una stranezza. Vi sono certamente alcune forme di pensiero stoico nelle quali si parla dell'uguaglianza degli uomini, ma sono stranezze insensate. Invece viene il momento in cui a qualcuno torna comodo dire che gli uomini sono tutti uguali, e non soltanto davanti a Dio, ma sono tutti uguali qui in questo mondo, e che dunque una certa struttura del mondo fondata sulla disuguaglianza va eliminata. E questo è il pensiero moderno, che è un prodotto delle esigenze della borghesia, la quale si è impadronita per la prima volta, sta facendo nascere un sistema produttivo di inaudita potenza, che sostanzialmente non sta dentro, non riesce a svilupparsi dentro le società corporate, le società stratificate, le società diversificate di antico regime. Cioè il capitalismo. Il capitalismo, per funzionare sul serio, no, ha bisogno di abbattere molti tabù, ha bisogno di abbattere molte strutture fisse, la prima delle quali è che l'attività economica è subalterna ad altre attività, ad esempio all'attività militare e di governo, ad esempio all'attività intellettuale e di direzione spirituale. Cioè il terzo stato è terzo perché prima ce ne sono altri due. Ecco, allora questo funziona finché il terzo stato non ha inventato il capitalismo. Quando il terzo Stato, a parte il terzo Stato, ha inventato il capitalismo, questa macchina non ci sta più
dentro quella struttura. Se poi voi mi chiedete da dove nasce la capacità di inventare il capitalismo, le risposte sono tante. Una fondamentale è che c'è una liberazione di energie soggettive che passa attraverso la riforma. Sono in vari aspetti della riforma, varie confessioni, se vogliamo chiamarle così, riformate, in modo diverso, liberano energie individuali. Se andiamo a vedere le grandi teorizzazioni della politica moderna, a parte Machiavelli, che è un caso speciale, partono dal mondo protestante, dove c'è l'idea che i soggetti si devono liberare da una costrizione esterna, che è essenzialmente la costrizione dei nobili e del clero, e che i giusti e bene vivano in comunità governando se stessi da soli, senza farsi governare da altri. Pensiero monarcomaco francese. Quando questa liberazione di forze soggettive che nasce dalla riforma e che serve a dare legittimazione al nascente capitalismo, sarà un caso che l'Olanda, quella che noi chiamiamo Olanda, si ribelli alla Spagna attraverso anche l'utilizzazione del pensiero politico e religioso protestante, e che questi siano i più potenti mercanti dell'Europa. Sarà un caso. Sarà un caso che il capitalismo nasca nel mondo protestante. Poi noi dicemmo una volta che anche l'Italia aveva fatto nascere il capitalismo, anzi, secoli prima, nei comuni. Lì non è capitalismo, non è quel capitalismo. È il capitalismo commerciale, mercantile, quello. Ma il capitalismo di fabbrica, industriale, è una macchina rivoluzionaria e nasce dove è stata fatta una rivoluzione religiosa e una prima rivoluzione economica, che è tutta a danno dei più poveri, tutta a danno dei più poveri. I campi aperti e la recinzione dei campi aperti è a danno dei poveri e serve a generare l'accumulazione primitiva di capitale attraverso quel meccanismo che Tommaso Moro 1516 descriveva come le pecore che mangiano gli uomini. Se voi mettete le pecore a pascolare dove prima c'erano i campi aperti, buttate fuori i contadini, le pecore pascolano, e così quello che ha recintato i campi, cioè la gentry, le tosa e vende la lana nelle Fiandre e accumula il capitale. I contadini muoiono di fame, letteralmente vanno a fare i briganti, i poveri, e vanno nelle città a fare i mendicanti per essere marchiati a fuoco dalle autorità. Il capitalismo è una roba così, però chi lo fa? I borghesi. A un certo punto elaborano strumenti di distruzione del mondo cettuale, del mondo differenziato. Hobbes, Locke, l'idea di fondo, gli uomini sono tutti uguali, hanno dei diritti naturali, per Hobbes solo il diritto alla vita, per Locke anche la proprietà, naturale alla proprietà, che vuol dire quello che è mio e non c'è forza al mondo che lo possa togliere, non c'è legge, non c'è diritto al mondo. Tutti uguali, la politica non è ricevere per tradizione un ordine, è costruirlo ex novo. Non ricevere l'ordine, è riconoscere che ci sono i ricchi, che ci sono i preti, che ci sono gli aristocratici. È farselo ex novo l'ordine, rinunciare alla legittimazione della tradizione. Ecco, gli uomini sono tutti uguali. E tutti devono essere coinvolti allo stesso modo nella costruzione dell'orizzonte politico, pubblico, quello che si chiama il contratto. E questa noi la chiamiamo democrazia, che è una cosa radicalmente diversa da quella greca.
Questo non è più il governo di una parte contro un'altra parte. Questo è il fatto, democrazia è il fatto che tutti partecipano alla costruzione della politica. Tutti, non alcuni. Noi, quando parliamo di democrazia, stiamo parlando in realtà di una cosa che non è democrazia, anche perché la parola democrazia a un certo punto si inabissa, dopo, alla fine del mondo antico, scompare, e resta un altro termine, che è quello di repubblica. Quello sì che dura tutto il lungo tempo. Ma la parola democrazia viene adoperata dai controrivoluzionari, cioè siamo alla fine del Settecento, in modo assolutamente spregiativo e polemico nei confronti della Rivoluzione francese.